Ciao a tutti, è finita la prima partita delle finali dei playoff di Serie C, nello specifico l'andata. Si giocava a Padova e non c'era assolutamente freddo, anzi c'erano 26 gradi allo stadio. Una bella afa che ha fatto sì che i giocatori abbiano un po' subito quello che erano le condizioni climatiche. Cosa dire, però è stata una partita giocata fino alla fine, giocata con grande intensità, con un Padova che ci ha provato fino alla fine nonostante avesse preso il gol del Palermo. Infatti il Palermo ha vinto 1-0, anche grazie forse a un errore difensivo, ma quello può succedere in queste partite tiratissime. Detto questo, credo sia stata un'ottima partita, giocata da tutte e due le squadre in maniera eccezionale, tantissima corsa, tantissimo agonismo e anche tantissima tecnica, perché c'era della tecnica e della qualità in campo. Detto questo, vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale, che rimane sempre una cosa buona e giusta e serve anche per il canale per crescere, e poi eventualmente, perché no, se volete mettere mi piace o lasciare un commento, sempre cosa gradita. Allora, partiamo subito parlando del Padova, che ha giocato un'ottima partita, ha giocato una partita migliore rispetto alle altre quattro fatte in precedenza, soprattutto contro la Juventus Under 23, che aveva sofferto particolarmente l'agonismo della Juventus, che non è proprio una squadra fortissima, ma comunque aveva sofferto, perché comunque a mio modo di vedere le gambe del Padova giravano molto poco. Col Catanzaro ha ripreso un attimo il ritmo, ma come questa partita sicuramente no, cioè nel senso che questa partita è stato un ulteriore passo del Padova e della sua condizione fisica, che è migliorata ulteriormente. Quindi hanno giocato veramente fino alla fine con delle belle giocate. La partita è stata molto complessa perché veramente si sono giocati due squadre di ottimo livello, con una tecnica importante, con azioni una dietro l'altra, contropiedi, azioni costruite, quindi insomma sicuramente un'ottima partita. Partiamo, piccola telecronaca della partita: dopo 10 minuti il Palermo segna grazie a un assist di Valente, che fa una discesa dalla destra, fa il cross che però non viene bene, però credo che in questo caso ci sia un errore, che fosse stato l'unico errore della difesa del Padova, che non è stata attenta. Sono stati un po' leziosi a cacciarla via, di solito in quelle condizioni lì bisogna lanciarla via subito, invece sono stati lì un po' a giocarsela, un po' disattenti. Probabilmente i due difensori hanno detto ci vai tu, ci vado io, infatti non c'è andato nessuno, c'è andato Valente, che è riuscito a dare una palla d'oro a Floriano, che l'ha dovuta solo mettere dentro. Quindi l'1-0 al decimo minuto è chiaro che mette in condizione il Padova di recuperare, che non era assolutamente facile. E quindi il Padova, però, nonostante quello, nonostante dopo 10 minuti abbia preso gol, ci prova, comincia ad attaccare, comincia a dare pressione al Palermo, che però a sua volta in un contropiede riesce quasi a fare gol con Brunori, che fa un taglio incredibile e riesce a spizzicarla, ma si vede che è un attaccante di ottima qualità, che in questi anni è cresciuto tantissimo, perché fino a poco tempo fa giocava in Serie D, quindi non è certamente un giocatore di esperienza, però ha dato il massimo veramente in questo campionato, e se non mi ricordo male ha fatto 29 gol, insomma questo sarebbe stato il 30°, che non è assolutamente male. Si è dimostrato un attaccante che può giocare tranquillamente in Serie B. E quindi insomma il Palermo rischia anche di raddoppiare. A un certo punto, al 30°, arriva quello che è l'azione più importante del Padova, grazie a Chiricò, che è un ottimo giocatore, l'abbiamo visto, veramente un talento incredibile, è un giocatore che fa la differenza in questa categoria, che però in questo caso non fa una grossa giocata, ma è più l'errore del portiere del Palermo, Massolo, non so se lo pronuncio bene, ma è lui, insomma, immagino che lo conosciate, e soprattutto per i tifosi del Palermo, e fa un errore abbastanza clamoroso, cioè fa un'uscita, non si sa per quale motivo, va un po', come si diceva qualche tempo fa, è andato a farfalle. E Chiricò, scusate, oggi non ne becco neanche uno di cognomi, Chiricò fa un pallonetto che, se non fosse per il difensore del Palermo, che adesso non conosco il nome, non lo dico perché non lo conosco, fa una rovesciata incredibile, che credo che solo quella rovesciata lì abbia sia valsa il prezzo del biglietto. È stata una rovesciata difensiva di alta qualità. Il check non ha segnalato il gol, quindi, anche perché, se permettiamo, le riprese di Sky sono veramente pessime su questa cosa. Però insomma il gol non è arrivato, perché non c'era, insomma, fondamentalmente, anche perché con la varia tecnologia questi dubbi non ci sono.
Detto questo, poi ci sono varie azioni da parte del Palermo e del Padova che se la giocano fino all'ultimo minuto, poi però di azioni importanti ne arrivano poche. Arriva Chirico che fa un tiro verso la porta che sbaglia veramente di poco il palo e quindi boh, sono diverse azioni, ma niente di importante. E, tutte azioni molto belle, sicuramente una partita che ha dato veramente tante emozioni, complimenti al Palermo che ha giocato molto bene, complimenti ai tifosi del Palermo che nonostante la distanza sono venuti a Padova molto convinti, molto, molto numerosi, che hanno tifato la loro squadra fino alla fine, complimenti al Padova che è un'ottima squadra, però va tutto rimandato alla prossima partita che sarà il 12 giugno a Palermo. Questa sarà sicuramente una sfida incredibile. Va bene, penso di aver detto tutto, ci vediamo domenica e comunque qualche video lo farò prima per parlare di eventuali aggiornamenti, anche perché c'è qualche aggiornamento sulla Reggiana, credo che lo farò durante la settimana. Detto questo, vi saluto, buona serata, ciao a tutti.